Buongiorno a tutti, Antonio Laino. Grande vittoria della Lazio ieri a Monza. Non ho fatto il video perché poi sono uscito a festeggiare non la vittoria, ma con gli amici una serata quindi, e con il bimbo. Siamo usciti a cena. Era più importante la famiglia. Allora, che cosa dire sulla partita di ieri? Posso dire a questo punto, ora c'è la sosta, non so quanto sia buona o quanto sia brutta perché spezza un po' il ritmo, però ci sono 5-6 squadre in un punto, in due punti. Il Napoli comanda con 26, poi c'è Lazio, Atalanta, Fiorentina, Inter a 25, mi sembra. E poi la Juve a 24. In tre punti, due punti, ci sono 6 squadre. E posso dire che il campionato sarà deciso. Sarà deciso dagli scontri diretti, credo, perché siamo arrivati, non dico al giro di boa, ma a un buon punto del campionato, un terzo, meno di un, poco meno di un terzo, con tutte le squadre che vincono con le piccole, cosiddette, e poi bisogna fargli vedere gli scontri diretti. L'Inter non ha vinto neanche uno, noi abbiamo perso con la Juventus e pareggiato col Milan, che è sotto. C'è il derby all'ultima di andata per la Lazio, però ieri sera questa è una Lazio, e lo possiamo dire, che sa soffrire quando bisogna soffrire, perché ieri, allora a me la porta è piaciuta ieri, parlo a ruota come mi viene, senza ragionarci. Allora, ieri la Lazio ha fatto una buona partita, nel totale ha fatto una buonissima partita, abbiamo messo sempre corsa, sacrificio, recupero di palla, belle azioni d'attacco, potevamo fare il 2-0, non l'abbiamo fatto. E questo ci ha portati a soffrire dal 50esimo all'80esimo circa, a tratti durante questo arco di tempo, e con il Monza che ovviamente doveva cercare di portare la parte in pareggio. Non mi è piaciuto il fatto che ci siamo schiacciati troppo, abbiamo commesso più di qualche errore in disimpegno, abbiamo sofferto un po'. E ieri siamo tornati con quello che dicevo io, ragazzi, Sachsen ha rotto il cazzo. Cioè. Ora, nella totalità della stagione, fino adesso avrà fatto una buona stagione, come tutti gli altri, perché non c'è nessuno che spicca rispetto ad un altro. Sì, c'è Tavares che anche ieri sera ha fatto una partita della Madonna. Però non mi è piaciuto il fatto che Isaksen è entrato molle, è entrato senza quella cazzimma, dicono a Napoli. Ha perso un paio di palle, si è fatto ammonire. Non l'ho visto proprio in partita di sera. E non mi aspettavo sinceramente l'esclusione di Isaksen e Castellanos. Non me l'aspettavo per niente, nonostante tutto il turnover che ha fatto Baroni. Giocare di a prima punta, ha giocato di a prima punta. Ha giocato Pedro, che per quanto mi riguarda in questo momento è un titolare inamovibile, perché anche ieri ha fatto una partita di corsa e sacrificio. Poi ha giocato Vesino con Rovella e Guendouzi perché voleva un centrocampo più di sostanza. Come Castrovilli non ce l'abbiamo. Poi è entrato Noslin. Comunque, non possiamo affatto lamentarci di questa gestione di Baroni, cerchiamo di andare un attimo con le pagelle. Provedel ha fatto il suo, se e mezzo, diciamo che ci può stare, una buona prestazione, ha fatto un paio di parate e una bella uscita alla fine. Poi difesa con Gino Romagnoli impeccabili di sera, non hanno praticamente concesso nulla. Bene anche Marusic ieri. E poi c'è stato un altro exploit di Nuno Tavares, che ha letteralmente asfaltato la fascia con quel poveraccio del terzino destro del Monza che non l'ha preso una volta. E poi, bah, questo c'è il traffico, il vigile non mi fa passare. Aspettiamo un attimo. Beh, grazie. E niente, poi abbiamo centrocampo con Rovella ovunque. Cioè, Rovella, se io vado a pisciare, proprio sono nel bagno. 7 e mezzo anche per Rovella. Poi
poi diamo un 7 a Guendouzi e un 7 a Fabesino. E poi in attacco 6 e mezzo a Pedro, bene anche di Aon 6 e mezzo, e poi dall'altra parte Zaccagni merita un 8 perché è stato quello che è stato più pericoloso a livello offensivo. Ha preso il palo, ha preso un palo Pedro, Zaccagni ha fatto una bellissima rete, ha giocato bene fin quando è stato in campo. Poi ripeto, Saxen io gli darei un 4 e mezzo, 5 oggi, nonostante la vittoria. Lo so, non voglio fare una campagna diffamatoria contro questo giocatore, una campagna contro questa, però ha rotto il cazzo, cioè non mi piace. Allora, non è che non mi piace, è un buon giocatore a livello tecnico, è un buon giocatore, secondo me ha tanto da dare, tanto da far da dire ancora, però non lo so, non entra convinto in queste partite. Per esempio contro il Porto è entrato, contro il Cagliari ha fatto un primo tempo veramente di grande qualità, contro il Porto ha messo quella palla lì tagliata al 93esimo, ieri poteva andare a fare in culo benissimo perché ha fatto schifo. Detto questo, io penso adesso che si possa guardare con una vista, un'ottica positiva, perché faccio il giro prima di chiudere il video, così vado a prendere il caffè con il dottore della farmacia che c'ho a fianco, la baccheria poi da aprire. Come si chiama? Ci abbiamo il Bologna in casa lunedì. La roba bella, la Roma lasciamo stare. Mamma mia. Abbiamo il Bologna in casa, no, domenica sera alle 8:30. Partita che possiamo tra due domeniche, ora c'è la sosta. E partita che dobbiamo vincere perché ci sono due scontri diretti. Gioca Roma-Napoli e Milan-Juventus. È una partita che dobbiamo cercare di vincere. Dobbiamo vincere per rimanere agganciati a quel treno, non dobbiamo fare la Lazio, perché sappiamo che la Lazio queste partite non le vince. Invece se non facciamo la Lazio, possiamo addirittura rimanere agganciati lì, magari andare primi, magari non lo so, però vediamo cosa succede. Io non ho parole, perché queste partite la Lazio prima non le avrebbe mai vinte. E la Lazio sta giocando come forse non ha mai giocato, sacrificio, corsa, voglia, si vede in tanti atteggiamenti che la Lazio c'è quest'anno, tutti allo stesso livello, con un allenatore che fa girare bene la squadra, riesce a leggere bene la partita, quindi sono abbastanza soddisfatto di tutto questo. Chiave del match ieri, indubbiamente la fascia sinistra guidata da Nuno Tavares e Zaccagni. Ragazzi, io stavo in macchina, ho fatto quel video giusto per parlare un po' di Lazio, non so se... Vabbè, comunque ci aggiorniamo la prossima. Solo Lazio. Poi cercherò di portare un contenuto qui su questo canale dove parlerò di pallacanestro, divisione regionale 2 Puglia, quindi promozione maschile Puglia, con Magna Grecia Basket Academy. Inizia il campionato tra due settimane, anche vediamo di portare dei vlog e far vedere un po' come funziona, oltre che parlare di Lazio. Va bene? Forza Lazio, ci aggiorniamo alla prossima.